Ciao ragazzi, pubblicherò questo video prima del 25 dicembre, ma non so ancora quando. Comunque oggi è il 21 di dicembre e io ho fatto l'ultima spesa da Panpanorama. Allora, io ho pubblicato prima il video della spesa alla Despar, poi la mini spesa della Panpanorama e adesso l'ultima spesa finale, insomma, per quello che potrebbe servirmi durante le feste, come se stessero chiusi i negozi 10 giorni, perché io mi lamento tanto dei clienti che comprano, comprano come se non avessero da mangiare, come se i negozi chiudessero per 10 giorni, ma in realtà faccio un po' anch'io così. Per cui, insomma, avevo solo 50 euro, per cui in borsa e non volevo pagare col banco, ma per cui ho detto adesso devo fare una spesa e riuscire a spendere entro i 50 euro e comprarmi anche qualcosa per me, perché ho lavorato tutto il giorno e adesso sono manca un quarto alle 4 e è presto ancora, però io ho cominciato molto presto stamattina, per cui insomma me la sono cavata e questa sera per fortuna riesco a cenare insieme al mio compagno e stare tranquilla. Comunque adesso sono a casa da sola perché lui lavora, non lavora mai la domenica, però nel periodo natalizio lavora anche lui. E niente, avevo solo 50 euro, ho detto voglio prendere qualcosina almeno per gratificarmi un pochino, ma devo anche fare la spesa, per cui sono state un po' attente ai prezzi e vi faccio vedere che cosa ho comprato con 50 euro e poi mi dite se sono stata brava o no. Questo è lo scontrino. Cominciamo, vado un po' a caso. Allora, ho preso questo lattughino Panpanorama. Eccolo qua. Il lattughino mi è costato 1,19 euro, un buon prezzo perché sono 200 grammi. Poi c'erano in offerta i tortellini sfoglia velo rana. Io ne ho prese 4 confezioni e adesso vi faccio vedere. Allora, vediamo se le trovo. Ok, allora ho preso e 2 confezioni di speck e formaggio tirolese, eccoli qua, 2,09 euro, un buon prezzo, 2,09 euro a pezzo ovviamente, un buon prezzo. E poi, sempre a 2,09 euro, questi tortellini rana, cacio e pepe. Questi ve li consiglio perché li ho già mangiati e sono buonissimi, per cui 4 confezioni di questo. Poi ho preso in offerta queste lasagne ricotta e spinaci a 2,99 euro. Ne ho prese 2 confezioni. E queste ci siamo. Poi ho preso queste 10 uova della Panpanorama, sono uova medie, e queste le ho pagate. Boh. Le ho pagate, uffa, ma perché non le trovo? Boh. Ma guarda te che roba, ma ogni volta che faccio questi video non trovo mai le cose che ho comprato. Eccole qua, 1,99 euro 10 uova. Poi ho comprato questa confezione di cocco grattugiato della Noberasco. E questa l'ho pagata 1,65 euro. Poi ho comprato queste liquirizie della Menozzi de Rosa che sono molto più sane delle Haribo e le liquirizie le ho pagate 99 centesimi. Poi ho preso questo tonno al naturale, 2,49 euro, tonno Panpanorama, questo è buono. Poi questa certosa in offerta. Certosa a 1,39 euro. Poi questa pasta integrale biologica della Panpanorama, 99 centesimi, fusilli. Poi questa carne in scatola della Montana e questa l'ho pagata. Non so, non la trovo. 2,99 euro meno 1,10 euro fa 1,89 euro in offerta. Poi ho comprato questi piccoli Smarties per decorare i dolci. Io li userò per decorare i biscotti e questi li ho pagati
niente, oggi non ce la posso fare, eh? 1 euro e non mi ricordo, adesso qua non c'è scritto perché non trovo quanto l'ho pagato. Però dovevano costare tipo 1,19 euro, una roba del genere. 1,65 euro. Poi ho preso questo burro della Parmareggio, eccolo qua, e questo burro l'ho pagato 1,75 euro. E poi ho preso questo burro qua, quest'altro da sempre da 200 grammi, mi pare che sia, vediamo. Che devo fare i biscotti per Natale. No, questo è 250 grammi e questo l'ho pagato. 1,99 euro. È di questa marca Optimus, volevo provarlo, non so come siano mai provato. Poi ho comprato per me, perché ovviamente ho detto devo comprare da mangiare, ma con 50 euro voglio comprarmi qualcosina anche per me. Ho preso queste bellissime pantofoline, vedete, con la pecorella, il fiocchettino, e queste le ho pagate 4,99 euro. Poi ho comprato questa spazzola, 7,60 euro. Ecco, lo provo anche. Pattina molto bene, mi mancava una spazzola così larga. E tra parentesi, vedete che mi sono tagliata i capelli, sono andata dalla parrucchiera e mi sono fatta spuntare i capelli e poi ho fatto un trattamento alla cheratina. E la cheratina organica, quella un po' più naturale, non proprio chimica, per cui un trattamento meno forte rispetto a quello della cheratina. Ma vedete che il capello è bello, vabbè, adesso non si vede, comunque sono belli brillanti, lisci, e per fare la piastra ci metto pochissimo tempo. Poi, chiusa parentesi, volevo questa spazzola, me la sono comprata. Poi ho comprato questi succhi biologici della Pampanorama e questi li ho passati. Li ho pagati 1,69 euro. E poi ho comprato questo pane per stasera a 82 centesimi, il pane con i pezzettini di sesamo, con i semi di sesamo. Basta, ho speso 47,34, per cui mi sono anche avanzati 2 euro e rotti, e per cui avrei potuto comprare ancora, non so, altri 2 pacchi di pasta. E fatemi sapere se sono stata brava, ma sembra di aver preso parecchie cose stando attenta ai prezzi con 50 euro. E ho preso anche una bella spazzola, che comunque sono 7,60 euro di spazzole e 4,99 euro di ciabattine. In più sono riuscita a fare anche una bella spesina. E fatemi sapere, e vi lascio un bacione e alla prossima. Ciao!